Buonasera a tutti, buonasera a tutti i ragazzi e le ragazze che ci stanno seguendo. Benvenuti a quest'ultimo incontro dei Misteri della Fisica, il ciclo di incontri che abbiamo organizzato a cura dell'Ufficio Comunicazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, proprio per chi è in procinto di prendere un po' di decisioni sul proprio futuro, una serie di dirette di orientamento per raccontarvi che cosa fa chi studia fisica, chi studia scienze dure e chi lavora nella ricerca in fisica. Per quest'ultimo incontro abbiamo un ospite di eccezione che è Anna Grassellino. Benvenuta Anna. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio. Anna è su un altro continente, quindi avrà un altro fuso orario rispetto a noi perché dal 2020 è direttrice del Superconducting Quantum Material System Center del Fermilab, quindi si occupa di calcolo quantistico. È un incarico di responsabilità, è cambiato parecchio da quando eri ricercatrice. Molto, assolutamente. Bene, adesso ci racconterai un pochino come sei finita lì. Partiamo con la nostra domanda di rito, e cioè ti sei sempre immaginata scienziata, era quello che volevi fare da piccola. Direi no, anzi, forse ancora all'oggi mi chiedo, che ogni giorno mi chiedo co cos'è che voglio fare, e non è e penso che sia importante, penso che per tutti noi è importante ogni giorno continuare a spingere i propri limiti e esplorare nuove frontiere. Da piccola però devo dire che ho sempre avuto una propensione verso le materie scientifiche, in particolare ricordo di am amavo molto la matematica. Guardavo i film della Disney, matematica, ero affascinata da sempre, fin da piccolissima e poi alle scuole medie. In particolare ricordo di aver avuto un insegnante che mi ha fatto, era un'insegnante molto tosta, molto dura, la mia professoressa di matematica era durissima, ma mi ha davvero fatto amare la matematica. E da lì poi ho scelto, nonostante la mia mamma fosse un'insegnante di latino e greco, quindi sperava che scegliessi il liceo classico. In realtà, visto questa, diciamo, questa propensione, questo amore che avevo per i numeri, e grazie a questa professoressa, mi sono iscritta al liceo scientifico. Al liceo scientifico ho cominciato ad apprezzare molto la fisica, anche lì ho avuto dei professori molto bravi. E però devo dire che al momento della scelta, della scelta universitaria ero molto indecisa, quindi no, non avevo chiaro in mente di voler fare la scienziata, ero indecisa. Comunque io ho amato molto anche il latino, ho amato molto anche la filosofia, quindi ero indecisa, ricordo bene, tra cose molto diverse, tra filosofia, tra medicina o addirittura ingegneria. Il mio papà mi ha spinto un po' a scegliere un corso di laurea più concreto e devo dire che all'oggi lo ringrazio ancora perché secondo me l'ingegneria è stata la scelta giusta per me. Ho studiato ingegneria elettronica e alla fine, diciamo, dei 5 anni in ingegneria elettronica ho capito che non era abbastanza. Ho capito che ho sicuramente comunque mi ha... Sono stata felice perché ho studiato la matematica, ho studiato la fisica, fisica applicata a dispositivi microelettronici, però mi sentivo di volere di più e in particolare quello che ho se sempre sentito dentro di me era questa voglia di conoscere, scoprire cose nuove. Diciamo, anche nell'amare il latino, quello che amavo erano le traduzioni, amavo l'interpretazione, cercare di risolvere un puzzle, un enigma. E quindi forse è quello il filo conduttore della mia vita, che poi mi ha portato alla fisica. Quindi dopo ingegneria elettronica mi sono, diciamo, ho applicato per dei PhD in fisica. Come mai, se posso chiederti, come mai sei approdata proprio ingegneria elettronica? E un'altra domanda, e approfitto per farti, che ci hanno chiesto tante volte in questi incontri, come hai scelto l'Ateneo in cui sei andata? Tu vieni dalla Sicilia, hai studiato in Sicilia? Sì, vengo da Marsala, quindi il mio viaggio poi da Marsala, come ho descritto al liceo scientifico, si è spostato a Pisa. Diciamo, avevo diversi amici, diverse persone che conoscevo che avevano studiato a Pisa e ne parlavano molto bene, soprattutto del fatto che era una città, diciamo, abbastanza raccolta, ovviamente l'Ateneo è molto prestigioso, ma che è una città abbastanza raccolta, una sorta di mini campus americano. E quindi questa è stata un po' la scelta è stata per questo, diciamo, la qualità dell'Ateneo. Il volere andare fuori comunque la Sicilia e conoscere, diciamo, nuovi orizzonti, ma anche il fatto che, diciamo, non è una città troppo grande dove magari mi sarei sentita un po' perduta.
Quindi l'esperienza a Pisa, tutto sommato, è stata piacevole. A livello invece universitario, hai avuto delle difficoltà particolari? Ci sono state delle sfide o è andato tutto liscio, tutto sommato? Ovviamente ingegneria elettronica a Pisa è molto dura. penso siamo partiti in 180 e alla fine forse ci siamo trovati in 20. Però per me è stata una bellissima esperienza. Mi sono trovata bene per quello che erano diciamo, le mie propensioni, i miei interessi, le mie capacità. Secondo me è stata la cosa giusta. Quindi non ricordo ovviamente che diciamo, grandi sacrifici di studio. Studiare, diciamo, per gli esami partendo alle 5 di mattina, arrivare fino alla sera. Però lo ricordo questi anni davvero con grande affetto, diciamo, ho conosciuto tantissimo, è stato lì che ho cominciato a conoscere tante persone, che mi hanno fatto, diciamo, che hanno aperto i miei orizzonti. Immagino che sia stato anche il momento che ti ha portato a scegliere che cosa fare dopo. Tu che cosa ti immaginavi appena laureata e poi è stato quello che ti aspettavi? Infatti, allora, lì l'INFN ha giocato un ruolo importante perché ovviamente laureandomi in ingegneria microelettronica guardavo la possibilità di andare a lavorare come ingegnere microelettronico in industrie, però no, è stato lì che ho avuto questo sentimento di per me non era abbastanza, ecco, avevo questa propensione più scientifica di ricerca, più che andare a fare un lavoro dove si progetta una cosa ben definita. Avevo più questa curiosità scientifica. E allora mi sono interessata a questa opportunità che l'INFN offriva, che era i programmi di tirocinio estivi, e in particolare c'era questa opportunità di l'INFN selezionava 10 studenti all'anno per andare a fare un internship al Fermilab. Quindi il mio viaggio, diciamo, da Pisa verso il Fermilab comincia proprio in quegli anni lì, forse l'anno prima della mia tesi di laurea. Sono approdata al Fermilab nel 2004 come uno studente estivo, quindi sono venuta qua per circa 3 mesi e grazie a questa bellissima grafica il mio primo ufficio per questi 3 mesi da summer student era proprio Wilson Hall, al 15° piano, al 14° piano di Wilson Hall. Per me è stata un'esperienza indimenticabile. E forse è stato lì il momento chiave che mi ha portato a decidere di applicare per questi dottorati in fisica qui in America. Ho amato tutto del Fermilab. Questi erano gli anni del Tevatron, dove si costruiva, dove si era costruito e si studiava, si cercavano nuove particelle da queste collisioni all'esperimento CDF. E quindi sono rimasta innamorata di tante cose, intanto di questa cultura della diversità, quindi in tutti i sensi, persone che venivano da tantissime parti del mondo, quindi una cultura molto internazionale, portando tanti pezzi a costruire queste enormi macchine che poi vanno a rivelare la fisica del microscopico. E quindi è una cultura molto inclusiva. Poi aveva tutto, diciamo, di quello che desideravo, ecco, quindi la ricerca di nuove frontiere nella fisica per andare a capire il mondo che ci circonda e il farlo, diciamo, in un ambiente molto tollerante, molto inclusivo e molto diverso, diverse. Quindi lasciamo una studentessa appena arrivata al Fermilab, facciamo un salto temporale e arriviamo oggi. Cosa è successo nel frattempo? Di cosa ti occupi oggi? Che cosa è cambiato anche nel tuo lavoro? Allora, tantissime cose sono successe nel frattempo, quindi all'oggi mi trovo a coprire un incarico di grande responsabilità, per me è un onore, anche un onere. Servo come direttore di un centro nazionale per le tecnologie quantistiche, questi ci sono stati 5 centri, quindi questa è un'iniziativa da 600 milioni di dollari su 5 anni. Del Dipartimento dell'Energia statunitense per andare a costruire dei computer quantistici o dei sensori quantistici che spingano davvero queste tecnologie quantistiche oltre lo stato dell'arte. Quindi andare a costruire, diciamo, in parole semplici, un computer quantistico possibilmente il più potente che sia mai stato costruito è un'avventura di grande emozione. Come direttore, quindi siamo un centro. Qual è il mio lavoro? Allora, ho messo insieme un proposal, quindi una squadra
e dei temi su che cosa ci proponevamo di fare, una squadra di 20, quindi noi come Fermilab siamo alla guida di questo centro, ma il centro è un centro multidisciplinare che porta insieme 24 istituzioni che vanno oltre, quindi il Fermilab, e vanno oltre i laboratori nazionali, ma portano insieme anche accademia, quindi l'università e industria. Abbiamo anche l'INFN in Italia come partner e quindi come direttore mi trovo siamo molto mission driven, quindi abbiamo 100, 120 milioni su 5 anni per raggiungere questo obiettivo di costruire questo computer quantistico qui a Fermilab e anche di costruire dei nuovi esperimenti basati su sensori quantistici, potenzialmente per scoprire, per esempio, nuovi tipi di particelle, materia oscura. Quindi è un centro molto ambizioso che porta insieme, appunto, la chiave è portare insieme esperti in diversi settori che magari non sono, appunto, quindi esperti. Per esempio, io sono un'esperta in dispositivi superconduttivi per acceleratori di particelle, ma che possono essere chiave anche per la costruzione di un computer quantistico. Poi prendiamo anche esperti in scienze di materiali, in scienze computazionali, quindi molto broad, esperti particellari, e li mettiamo come direttore, quindi ho il compito di mettere tutto insieme e spingere verso questo traguardo molto ambizioso. Ah, sicuramente è un lavoro molto stimolante. Vedo che in chat iniziano ad arrivare le prime domande per te. Vi ricordo che se avete domande per Anna, potete farcele nella chat qui di YouTube e risponderemo adesso in diretta. A proposito di questa trasversalità delle competenze, ti volevo chiedere com'è adesso la tua interazione con il mondo della ricerca Sì. Sì, rispetto a quando eri ricercatrice e comunque come funziona il tuo lavoro in interazione con i ricercatori. allora, sì, molto diverso, però in realtà non del tutto. Dunque, quando ho cominciato come postdoc, ovviamente ero molto concentrata su, diciamo, se vogliamo parlare delle mie giornate, le mie giornate erano principalmente in laboratorio, facendo misure, quindi è la cosa che ho amato, diciamo, era portare una nuova idea. Ho avuto il privilegio, diciamo, e la fortuna di poter portare avanti. Diciamo, il mio supervisore mi ha detto: ok, porta delle nuove idee e poi va in laboratorio e cerca di realizzarle. Ci sono gli strumenti che ci sono a tua disposizione. Quindi sono stata fortunata in questo, che ho avuto la possibilità di avere degli strumenti di grande, diciamo, abbastanza unici al mondo per poter fare ricerca su cavità superconduttive, quindi questi building blocks degli acceleratori di particelle. Quindi spendevo le mie giornate in laboratorio, quindi avevo delle ipotesi, quindi provavo delle cose nuove su queste strutture e poi andavo a fare delle misure e a verificare le mie ipotesi. E spesso posso dire che non si trova necessariamente quello che ci si aspetta, però è proprio quello il bello della scienza. All'oggi, diciamo, non ho abbandonato del tutto il laboratorio. Comunque io ho 40 anni, non mi sento di. E in ogni caso, secondo me, essere un manager di scienza richiede non staccarsi del tutto dal laboratorio. Ovviamente dirigo adesso un team, quindi non sono dalla mattina alla sera in laboratorio, però mantengo questo stretto contatto con le misure, quindi magari ho più un ruolo di coordinatore, quindi mi baso comunque molto sull'esperienza di quello che ho fatto, che all'oggi è comunque ancora molto pertinente a quello che mi trovo a dirigere, altrimenti non l'avrei fatto. Diciamo, porto al tavolo poi quello che porto come è la mia esperienza dell'avere fatto delle scoperte importanti che hanno migliorato le prestazioni di queste strutture, e all'oggi il centro SQMS ha come obiettivo principale questo. Quindi dirigo un gruppo qui al Fermilab, abbiamo circa 50 ricercatori, e quindi li aiuto a definire meglio i loro esperimenti, diciamo, per la missione del centro. Sì, spesso magari ancora vado in laboratorio a dare una mano e a vedere che tutto vada bene, diciamo, nella direzione giusta. Spendo anche tanto tempo comunque nell'interagire col Dipartimento dell'Energia, quindi rappresentando comunque il centro, e spendo anche tanto tempo nella leadership del Fermilab, nel definire policies, e tante altre cose. Quindi, diciamo, amo, diciamo, questa diversità, questi diversi aspetti della mia giornata, che però comunque cominciano ad essere abbastanza piene, diciamo. Senti, prima hai parlato dell'entusiasmo che hai avuto quando sei arrivata in America e delle cose
Belle ed entusiasmanti che hai visto. Marco Tolosa in chat ci chiede di contro quali sono state le difficoltà che hai trovato nei primi momenti in cui sei arrivata in America, se ci sono state. Sì, assolutamente. Ovviamente è una cultura diversa. Allora, intanto io sono stata sempre bravissima in inglese, avevo i ma massimi scores dal punto di vista della grammatica e tutto, poi quando sono arrivata non capivo niente. Quindi il linguaggio, la lingua è stata la prima barriera molto pesante perché forse un po' meno quando eravamo i summer student, perché ovviamente eravamo tutti summer student italiani, ci davamo una mano, però quando sono arrivata a fare il dottorato era difficile perché era una full immersion con dei professori che insegnavano materie pesanti, giusto? È tutto in inglese, quindi cioè, forse quello, ma anche l'aspetto umano, diciamo, di andare, volersi integrare con il resto della classe e andare fuori per un drink, capire poco. Però, insomma, diciamo, quello forse lo ricordo come uno degli ostacoli principali all'inizio, che però, devo dire, c'è qualcosa che scatta di magico dopo 3 mesi nella tua mente, dal non capire immediatamente capisci tutto. Bisogna perseverare. Il sistema universitario è molto diverso, quindi comunque è un approccio allo studio completamente diverso, quindi anche lì mi sono dovuta adattare. Perché qui, per esempio, c'è gli homework ogni giorno, quindi bisogna completare gli homework in classe, quindi anche lì c'è stato un po' di learning curve, ecco. Quindi forse questi, e vabbè, è un po' tutto ovviamente, perché è uno stile di vita, stile di vita americano, è diverso stile di vita italiano, quindi anche lì. Però io sono, diciamo, una persona a cui piace imparare a vedere stili di vita diversi. Quindi in realtà questo mi è sempre piaciuto. Diciamo, ho visto nella mia vita gli italiani che soffrono nel non poter mangiare il cibo italiano. Io, anzi, ho sempre apprezzato la diversità, ecco, negli Stati Uniti. Diciamo, questo forse è stato un po' il transitorio, la parte transitoria. Però. Ricordo, anche lì, questi sono stati i miei giorni a Filadelfia. Io ho fatto il mio dottorato in fisica alla University of Pennsylvania e insomma, sì, alcune difficoltà, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Tutto sommato ammirabili, aggirabili. Irene ci chiede invece in chat se a parte figure importanti come la tua professoressa di matematica di cui parlavi, c'è stato qualcos'altro che ti ha spinto ad avvicinarti al mondo della scienza, un libro, aggiungo io magari un docente universitario o una docente universitaria, qualche storia in particolare. Ma secondo me sì, tutti i miei professori sono stati, forse ho avuto la fortuna, anche alle scuole superiori, ho avuto dei professori di matematica e di fisica che erano fantastici dal punto di vista della conoscenza, ma anche dal punto di vista umano. E quindi lì, diciamo, tutto mi ha aiutato in quella direzione, con il farmi amare la matematica, la fisica, diciamo, l'interesse alla meccanica quantistica, forse. Anche se studiavo microelettronica, non studiavo fisica, già negli anni dell'università, ecco, leggevo moltissimo di meccanica quantistica, mi affascinavo anche dal punto di vista filosofico, quindi leggevo libri di Penrose, amavo i libri di Hofstadter, diciamo, ho avuto sempre appunto questa propensione. E in particolare per la meccanica quantistica, questo concetto stranissimo, non accettabile dalla nostra mente, di che cosa significa che se io non osservo qualcosa che non è in uno stato definito, ma in uno stato indefinito. Quindi questo è sempre stato un concetto che ho amato e che ho esplorato sempre con dei libri diciamo, all'intersezione tra la fisica e la filosofia, se vuoi. Infatti cade bene una domanda che ci arriva da Azzurra che ci chiede se i tuoi studi, la tua carriera ti hanno insegnato qualcosa che prescinde, diciamo, dalle tue conoscenze, lezioni di vita, cosa ti ha aiutato a crescere, cosa ti aiuta a crescere come persona attraverso la tua esperienza di studio. Allora, beh, tante lezioni, diciamo. Forse le più importanti, di non arrendersi, di non farsi, a volte, diciamo, incontriamo tanti ostacoli e anche persone che magari o noi percepiamo che non ci vogliano aiutare oppure che davvero non ci vogliono aiutare, ma non bisogna mai arrendersi e bisogna sempre farsi avanti, ecco. Questa forse è la lezione più importante che ho imparato dagli Stati Uniti. Rispetto, diciamo, come cultura, rispetto a noi in Italia, qui è la cultura del yes, you can, provaci, fatti avanti e ci riuscirai. Quindi questo, se, mi sento di dire, è la lezione più importante, farsi sempre avanti, non mando queste email chiedendo perché tanto non mi prendono. No, bisogna lanciarsi. E
E poi comunque bisogna lanciarsi, diciamo, l'altra lezione di vita, non solo nel senso di farsi avanti, ma anche lanciarsi perché bisogna andare fuori e conoscere. Poi magari un giorno ritorni in Italia, ritorni, diciamo, da dove vieni, ma io mi sento di dire che è stata una lezione importante per me. Prima lasciare la Sicilia e andare a Pisa, già lì ho cominciato a conoscere gente da diverse parti dell'Italia che mi ha aperto la mente. E poi da Pisa andarsene negli Stati Uniti è stato molto importante perché ho conosciuto la gente da tutte le parti del mondo. E lì ulteriormente andare a conoscere davvero ti apre a nuovi orizzonti. Quindi queste forse sono le lezioni più importanti. Hai parlato un po' di una differenza culturale che si traduce anche nella quotidianità, nel modus operandi che vivi tu negli Stati Uniti. C'è qualche differenza, mi accennavi prima, nella formazione universitaria ed eventualmente se qualcuno dei ragazzi che ci sta ascoltando avesse interesse a fare un dottorato, una specializzazione negli Stati Uniti, su cosa gli suggeriresti di puntare? Per un dottorato negli Stati Uniti? Sì, anche magari venendo da una formazione in Italia. Che cosa potrebbe essere utile? Sì. Cosa aspettarsi? Allora, appunto, come vedete, io non venivo da fisica, venivo da ingegneria, quindi è possibile comunque fare un cambiamento. Ovviamente passare da filosofia a un PhD in fisica è difficile. I dottorati in America in generale, che siano appunto nell'area scientifica, richiedono due esami principali: uno è il TOEFL, quello d'inglese, e poi c'è il GRE, quello che si chiama il GRE. Quindi qua hanno degli esami molto standardizzati. Quindi, diciamo, se siete interessati a questa esperienza, io direi intanto prendere contatti. Questa è la cosa più importante: prendere contatti, perché comunque ognuna di queste università importanti in America hanno centinaia di application e per quanto si possano avere massimi voti, si è sempre uno delle centinaia, è difficile magari emergere. Quindi prendere contatti, scrivere ai professori, non significa avere una raccomandazione, significa fatti avanti e scrivi e parla dei tuoi interessi e perché, e quindi fatti notare e avere questo collegamento. Io l'ho fatto, quindi diciamo, mi ha aiutato l'esperienza al Fermilab, però avevo anche scritto per esempio all'Università Purdue. Avevo preso contatti con un professore, diciamo, e da lì mi avevano comunque ammesso anche a Purdue. Quindi questo è importante. E guardare in advance questa cosa dei test, del GRE, il GRE Physics, diciamo, questo, diciamo, è abbastanza flessibile, come ho detto, non bisogna per forza venire da fisica per andare a fare fisica, ecco, e viceversa. Se si vuole andare a fare un PhD in engineering, si può comunque venire da fisica. Poi comunque si può sperimentare per chi di voi sarebbe si è incuriosito a insomma, cambiare posto, non necessariamente anche negli Stati Uniti, anche in altri posti con le summer school, come l'esperienza di Anna e altre esperienze di questo tipo che offrono tanti enti di ricerca italiani. Entriamo un attimo, cambiamo un attimo argomento, entriamo un attimo nel vivo della tua ricerca. Computer quantistici perché questo grosso investimento, quale potrebbe essere una ripercussione, sulla nostra quotidianità? Allora, il computer quantistico promette potenzialmente per certe classi di problemi di portare un vantaggio esponenziale dal punto di vista di velocità di calcolo. Quindi questo, e in particolare ci sono alcune aree in cui dal punto di vista teorico è stato provato che il computer quantistico, che si basa come funzionamento su principi della meccanica quantistica invece che su principi di fisica classica, quindi invece di avere il classico 0-1 del bit del computer che sta davanti a noi, si ha 0-1 o una sovrapposizione di stati 0-1, quindi questa, diciamo, è in maniera semplificata la differenza fondamentale. E grazie a questo principio di sovrapposizione, ma anche all'entanglement, il computer quantistico è stato dimostrato dal punto di vista teorico che per certe classi di problemi, come per esempio l'algoritmo di Shor, che è la fattorizzazione di grandi numeri primi, su cui si basa per esempio tutta la RSA encryption, può essere, quindi una chiave può essere trovata in che, la RSA encryption si basa proprio su questo, che col computer classico ci metterei milioni di anni a trovare una chiave, invece col computer quantistico ci puoi mettere minuti. E quindi, diciamo, c'è molta, siccome sono ricadute dal punto di vista della sicurezza nazionale, diciamo, c'è stato molto interesse da diversi governi alla corsa al computer quantistico. Non è solo questo,
ci sono, si guarda tantissime, proprio perché si basa su principi della fisica quantistica, magari, quindi del mondo microscopico, di come funziona il mondo nel microscopico, magari il computer quantistico sarà una macchina superiore per andare a descrivere davvero principi, come funziona il mondo nel microscopio, quindi potrebbe avere un impatto importante sulla nostra missione qua al Fermi o dell'INFN, nella fisica delle particelle, andare a capire come le particelle interagiscono, cosa viene fuori da queste collisioni, andare, diciamo, a rianalizzare tutto questo guardandolo con un set con degli occhiali diversi. Con delle lenti diverse, si guarda la biologia, la medicina, quindi interazione tra molecole. Tutto questo potrebbe essere simulato su un computer quantistico in maniera molto, molto superiore e, come ho detto, con un vantaggio esponenziale rispetto a un computer classico. Quindi davvero si va a paragonare, diciamo, non dico sempre la nuova macchina, la vecchia macchina, ma una macchina a un aeroplano. Diciamo, è un computer che non va a rimpiazzare. Giusto, perché non è che noi prendiamo l'aereo per andare da casa al grocery store, al supermercato, giusto? Quindi non va a rimpiazzare il computer classico per fare le cose che facciamo ogni giorno sul computer classico, però è un nuovo strumento che potrà darci delle capacità di calcolo che oggi non abbiamo. Una mia curiosità, in realtà, diciamo, raccontato di un primo collegamento che può esserci tra il calcolo quantistico e lo studio della fisica delle particelle, che poi è uno degli argomenti di punta dell'INFN, che può essere quello della potenza di calcolo. Però immagino che ci siano altri collegamenti, cioè tu prima parlavi del fatto che hai lavorato al Tevatron, che era l'acceleratore di particelle del Fermilab. Che collegamento c'è tra le tecnologie utilizzate in un acceleratore di particelle e un computer quantistico? È proprio quello che mi porta oggi a essere dove sono. Io in realtà vengo da un background, la mia tesi di dottorato è stata in fisica degli acceleratori. Quindi io sono una tecnologa, che va a davvero quello che ho fatto nella mia tesi di dottorato e dopo come postdoc, è stato spingere le tecnologie fondamentali per la costruzione degli acceleratori di particelle per consentire la next generation di acceleratori di particelle. Quindi in particolare io sono un'esperta di quello che si chiamano cavità superconduttive a radiofrequenza, che sono i mattoncini base della costruzione di un acceleratore oggi. Quindi quando devi andare a costruire un acceleratore ti serve mandare un fascio che ti dia una spinta alla particella per accelerare sempre più veloce, più veloce. Queste cavità superconduttive sono proprio, diciamo, lo stato dell'arte perché consentono di avere una grande accelerazione in maniera molto efficiente. Quindi sono degli acceleratori, diciamo, in tutto il mondo all'oggi, quelli più all'avanguardia. Allora, quindi ho sempre lavorato su questo e anche sullo spingere queste performance, diciamo, beyond and beyond, oltre quello che arrivano a fare oggi. Allora, dove c'è il collegamento con il quantum computing? Perché queste cavità sono proprio quello che ti andavo a dire, diciamo, l'efficienza di questa cavità. Significa che sono come immaginiamole come delle scatole i cui muri sono degli specchi perfetti. Quindi se tu metti una particella dentro, rimbalza per lunghissimi periodi di tempo. Quindi come un pendolo che oscilla per milioni e milioni di anni. Allora, qual è la connessione? Questi specchi perfetti, che servono appunto a accelerare in maniera molto efficiente i fasci, sono anche dei mattoncini chiave per la costruzione di un computer quantistico. Quando noi acceleriamo un fascio, ci sono dentro queste scatole, questi specchi perfetti, ci sono miliardi di fotoni che sono tutti lì per spingere il fascio. Invece, quando andiamo a costruire un computer quantistico, c'è un solo fotone. Quindi andiamo a portare queste strutture da un regime, diciamo, più classico a un regime quantistico, dove c'è una sola particella dentro. Portandole in questo regime quantistico diventano. Allora, perché diventano dei mattoncini chiave per la costruzione del computer quantistico? Perché quello che è il qubit, diciamo, può essere realizzato in diverse architetture, ma in questa particolare architettura noi andiamo a manipolare un singolo fotone tra due stadi energetici, 0 e 1, o tra diversi livelli energetici, quindi o qubit o qubit. Comunque, questi sono dettagli, ma quello che importa è che questo fotone possa stare in questa sovrapposizione di stati tra livello 0 e livello 1 per un lungo periodo di tempo, più lungo possibile.
Perché la computazione, diciamo, quando tu fai un algoritmo, se questo fotone viene assorbito e scompare da questa cavità, è come se il tuo computer ti stia dando un errore e quindi non puoi più fare il calcolo. Quindi il legame è quello tra l'acceleratore e il computer quantistico, è avere questi dispositivi che riescano a mantenere questi fotoni dentro per il più a lungo possibile. E questo è stato davvero il filo conduttore della mia carriera. Perché io ho sempre lavorato esattamente a questo, cioè a rendere queste cavità più efficienti possibile, fare vivere questi fotoni dentro queste cavità per un tempo più lungo possibile. Ed è diciamo, molto bello come direzione di ricerca, perché è all'intersezione tra il dispositivo, l'acceleratore e la scienza dei materiali e la superconduttività. Tutti questi campi si intrecciano e devono venire insieme per riuscire davvero a realizzare questo obiettivo. Viene spontanea la domanda di Marco Villani, cioè a che punto siamo? A che punto siamo? Siamo vittime del nostro successo, perché siamo stati così tanto di successo che abbiamo, durante i miei anni di dottorato, siamo riusciti a spingere le performance di queste cavità fino a un fattore 5. Quindi noi abbiamo dimostrato il record mondiale nella coerenza, quello che si chiama il fattore di qualità di queste cavità, che già erano le cavità più efficienti al mondo. Noi le abbiamo spinte di un fattore 5. Quindi, poi, che significa? Noi raggiungiamo fattori di qualità, non so se questo è troppo tecnico, ma fattori di qualità fino a livello di 10 alla 11. Quindi immaginate davvero un pendolo che risuona, che oscilla per miliardi di anni, quindi senza mai fermarsi. Quindi questo attrito non c'è mai. Ora, il problema di portarle a essere così efficienti nel regime quantistico non è banale. Quindi, diciamo, negli ultimi anni ci siamo impegnati a cercare di mantenere questi grandi fattori di qualità anche nel regime quantistico. Anche lì siamo riusciti a dimostrare di avere il record mondiale. E quindi è questo davvero che poi ci ha fatto guadagnare questo centro. Quindi non abbiamo vinto questo centro semplicemente perché avevamo una grande squadra, uno studio di squadra. Diciamo, è degli obiettivi ambiziosi, ma perché comunque avevamo delle basi solide, una grande reputazione dal punto di vista tecnologico. Quindi, insomma, un lavoro che si costruisce nel tempo. Esatto, quindi se la domanda era in particolare a che fase siete della costruzione del computer quantistico, siamo, diciamo, in una fase avanzata dal punto di vista tecnologico, come ho detto, abbiamo queste basi molto solide. Siamo nella fase in cui adesso cominciamo a mettere insieme i diversi pezzi e poi, diciamo, l'anno prossimo cominceremo a costruire quello che sono proprio i gates e poi da lì faremo più scale up. Quindi abbiamo davvero una roadmap che va dal singolo mattoncino a mettere tanti mattoncini insieme e poi a metterli una cosa che non ho detto, tutto questo va a me perché questi mattoncini. Davvero per vivere per avere questi tempi di coerenza molto lunghi, questi tempi di vita molto lunghi, bisogna eliminare tutto il rumore, che può essere il rumore termico, quindi vengono raffreddati in dei frigoriferi che arrivano vicini quasi allo zero assoluto, questi si chiamano dilution refrigerator, che raggiungono temperature dei 6 millikelvin. Quindi anche lì abbiamo una roadmap cominciamo con un singolo mattoncino, poi diversi, poi stiamo costruendo un frigorifero più grosso dove ne potremo mettere centinaia. Hai parlato di lavoro di squadra e del tuo team, ma avevi anche accennato al fatto che il centro include collaborazioni anche da altri stati. C'è anche l'Italia con l'INFN. Qual è il rapporto? Cosa ci lega? Ci lega un rapporto dal punto di vista scientifico, l'INFN e il Fermilab hanno lavorato insieme per decenni e quindi c'è già un rapporto molto solido e siamo allineati scientificamente dal punto di vista degli obiettivi, ma anche dal punto di vista delle tecnologie. E quindi è stata una cosa naturale, diciamo. Arrivare. E poi c'è un'unicità, ovviamente, che ogni istituzione porta, e l'INFN in particolare, per esempio, una delle cose a menzionare è le facilities underground al Gran Sasso, dove andremo a misurare alcuni di questi qubits, queste cavità sottoterra per andare a studiare davvero le performance, come cambiano. Lì ci sono delle ipotesi da testare, degli effetti di radiazione cosmica, per esempio, su questi oggetti. E poi c'è anche l'allineamento sulla
l'utilizzo di queste tecnologie quantistiche per andare, per esempio, a studiare se esiste materia oscura, se esistono queste particelle ipotizzate che si chiamano assioni. Quindi andiamo insieme a fare degli esperimenti col gruppo di Padova, dove mettiamo insieme queste cavità e questi qubits in degli schemi particolari, in questi frigoriferi particolari, però l'unicità è appunto nello spingere queste tecnologie verso frontiere che consentono di avere molta più sensitività negli esperimenti. A questo proposito, colgo l'occasione per dire ai ragazzi che ci stanno seguendo adesso che se vi fa piacere potete visitare, adesso non è stato possibile per un po' di tempo per via del Covid, potete visitare i laboratori nazionali del Gran Sasso e potete scriverci o cercare qui sul nostro canale YouTube o sugli altri nostri canali social un po' di informazioni su questi, diciamo, temi aperti di cui Anna sta parlando. Ci arriva una domanda dalla chat che riguarda la crittografia di cui parlavi prima, cioè i dati nei computer quantistici sono crittografati, cosa significa questo? Questa è una domanda molto specifica. No, diciamo, ci sono degli algoritmi speciali che si va a studiare attraverso questi computer quantistici. Poi c'è tanto studio diciamo, già c'è tanto in moto del andare quello che si chiama post-quantum cryptography. Quindi, come se una volta che arrivano i computer quantistici, come andremo a ovviare il problema del fatto che chi è in possesso di un computer quantistico potrà andare a risolvere questi problemi, appunto di queste chiavi, in maniera molto veloce. Questa è una cosa di cui al momento non ci occupiamo molto. Visto che, insomma, visto che qualcuno sollevava un po' di curiosità specifiche, ti chiederei che cosa suggeriresti a uno studente o una studentessa che è interessato al mondo del quantum computing, che percorso potrebbe fare a caso loro. Allora, diciamo che per me è un campo molto, molto specifico, però è molto emozionante al momento. Qua almeno in America si sente moltissimo, c'è questa rivoluzione quantistica, dove addirittura si parla di andare a educare gli studenti fin dalle scuole elementari verso, diciamo, un mondo, diciamo, quello che chiamano quantum 2.0. Per me la cosa bella è che si sta davvero spingendo verso frontiere che non erano esplorate dal punto di vista del, appunto, come ho detto, dispositivi che vengono messi in ambienti che sono in assoluto più sensibili possibili. Quindi ci sono tante, tante possibilità di scoperta, secondo me, che magari non è detto che poi alla fine la scoperta più grande è davvero la costruzione del computer quantistico, magari ci saranno delle cose in itinere che andremo a trovare proprio perché stiamo esplorando regimi inesplorati. Quindi io mi sento di consigliarlo al momento come un campo molto interessante, e dove c'è grande potenziale di scoperta. Quindi a questo punto siamo quasi in chiusura, ti chiederei come vedi il quantum computing fra 10 anni, fra 20 anni, qual è la prossima frontiera? Allora, secondo me è difficile, non ho una sfera di cristallo per fare delle predizioni, ma credo che tra 10 anni sarà possibile avere dei computer quantistici che faranno al momento, all'oggi, dei processori quantistici esistono già, Google, IBM, diciamo che anche i giganti hanno processori quantistici, ma non fanno, diciamo, simulazioni e calcoli che sono di grande impatto per la società. Secondo me tra 10 anni ci saremo. Saremo al punto in cui ci saranno davvero. Allora, non saranno dei computer tra 10 anni che sono portatili, secondo me saranno delle facility molto specializzate, in dei magari laboratori molto specializzati, però cominceranno a avere davvero un impatto in diversi campi, appunto, che può essere la fisica, la medicina, la biologia, la sicurezza nazionale. Ecco, io penso che 10 anni sia una stima realistica, proprio perché c'è un grande ramp up negli investimenti. Oltre quello è difficile dire, dipende tutto dal successo e dall'impegno che ci mettiamo all'oggi. L'ultima domanda che posso farti è proprio questa, che riguarda un po' te più a livello personale. E tu, qual è la tua prossima frontiera, il tuo sogno nel cassetto, il tuo obiettivo? Continuerai a fare quantum computing? Cambierai ancora? Come ho detto, diciamo, la mia carriera è stata sempre un'evoluzione. Non è statica, è dubito che sarà statica. Secondo me questa è una cosa importante. Non bisogna mai fermarsi nel passato.
e fare sempre la stessa cosa. Anche la fisica, la scienza si evolve e deve evolversi. Quindi dubito che farò fisica quantistica per il resto della mia vita, però comunque io ho sempre evitato di guardare troppo in là. Diciamo, secondo me quello che importa è avere degli obiettivi vicini nell'arco di 5-10 anni. Questo è il mio obiettivo. Sono il direttore di questo centro. Dobbiamo portare a compimento quello che abbiamo detto che porteremo a compimento, e poi diciamo la fisica, la natura, alla fine ci darà sicuramente delle nuove direzioni in base alle scoperte che faremo. Anna, grazie di questa apertura sul futuro per chiudere questo incontro di oggi e per chiudere il nostro ciclo. Ti ringrazio di essere stata con noi, ringrazio anche tutti i ricercatori che sono stati con noi negli incontri precedenti. Ricordo a chi ci sta seguendo che se vi siete persi qualche incontro, se vi interessa qualche argomento specifico di cui non abbiamo parlato, potete cercare sul nostro canale YouTube gli incontri precedenti o anche scriverci magari in vista di una prossima edizione di questo ciclo. Ringrazio anche tutta la squadra dell'Ufficio Comunicazione che si occupa di curare questo tipo di eventi e vi diamo appuntamento su tutti i nostri canali, seguiteci qui su YouTube, su Instagram, su Twitter, su Facebook per le nostre iniziative per l'estate e in bocca al lupo a chi sta facendo la maturità e a chi a settembre inizia l'università. Grazie ancora, Grazie grazie. Anna.